Ciao ragazze, questa sera ho deciso di struccarmi con voi. Utilizzo questi dischetti di cotone e inizio dallo struccante occhi. Questo qui è della Kiehl's, costa un pochino ma vale assolutamente tutti quanti i soldini e non brucia assolutamente gli occhi. Come vedete ne basta anche una quantità minima, poi insomma sapete che trucco abbastanza pesante sugli occhi e vi strucca davvero benissimo. Non bruciando posso andare anche a struccare bene la rima interna dell'occhio per non avere residui di matita. Prendo poi quest'acqua micellare di Yves Rocher, e, mi piace ma preferisco la Hydra Vegetal, e anche questa la metto su un dischettino di cotone e la passo su tutto quanto il viso. Da poco sto utilizzando queste spugnette della Calypso per pulire il viso, la prendo e mi vado a sciacquare il viso. Ora prendo nuvola struccante, che è una mousse detergente di Neve Cosmetics, la vado a mettere sopra appunto la mia spugnetta e la passo su tutto il viso. La cosa straordinaria di questa mousse è che strucca e poi ha un profumo divino. Ora prendo il Face Cleansing di Imetec, diciamo il simil Clarisonic, vi lascio qui anche il link della review, e metto la testina per pelli sensibili. E con ancora il detergente sul viso la vado a passare nei punti diciamo più critici. Mi sciacquo il viso, lo asciugo e adesso vado a prendere il tonico, questo qui è della Sien, lo metto su un dischetto e lo tampono sul viso. Mi risciacquo, mi riasciugo. E finita la mia dorata crema, e quindi sto utilizzando questo campioncino di Yves Rocher e lo vado ad applicare con la spugnettina apposita del Face Cleansing, che è un passaggio che io assolutamente adoro perché mi rilassa tantissimo. Come contorno occhi sto utilizzando questo della Elan, che avevo preso in omaggio su un giornale. Lo vado ad applicare con l'anulare sotto gli occhi e ai lati degli occhi, cercando di non fare pressione. Sto usando questo trattamento di ciglia di Kiko, poi magari ve ne parlerò meglio, e appunto lo applico sulle ciglia come fosse un normale mascara. L'ultima coccola è la crema per le mani e utilizzo questa L'Argan di Bottega Verde, che ha un profumo assolutamente divino. Abbiamo finito e siamo pronti per andare a fare la ninna. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!